Mezzanotte e 39 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Dopo mesi di tensioni e disgelo tra l'Italia e Bruxelles, dopo l'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il Premier Renzi e il Presidente della Commissione Europea Juncker, siamo per il rispetto delle regole, ha detto Renzi. L'Italia è un grande paese, ha ribattuto Juncker. Si chiude con le lodi all'Italia per la condotta esemplare in tema di migranti e l'ammissione che sì, qualche divergenza in tema economico c'è, ma si può rimediare, la giornata romana di Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea. Dopo mesi di tensioni, dunque, sembra nuovamente tornato il sereno, anche se poi ci pensa al rapporto firmato dai tecnici della stessa Commissione europea a sottolineare le nostre criticità, a dirci dove mettere mano per preparare la prossima finanziaria. Il vero nodo, scrive la Commissione, è il debito pubblico altissimo, il secondo subito dopo la Grecia. Se non si risolverà questa questione, la nostra debolezza, scrive la Commissione, rischia di diventare fonte di potenziale ricaduta sugli altri Stati. Insomma, possiamo contagiarli, anche se questa tesi viene rigettata con forza in una nota dal Ministero dell'Economia. La speranza arriva invece dal rapporto del Centro Studi di Confindustria, che vede una rinnovata crescita dopo le incertezze dell'ultimo trimestre del 2015, ipotizzando anche una ripresa dei consumi delle famiglie. Mentre l'OCSE avverte: risolvete i problemi del mercato del lavoro, in particolare quelli legati all'occupazione giovanile, ancora troppo bassa. E resta alta invece la tensione in Europa per il caos migranti. I paesi balcanici hanno deciso di limitare il flusso, mentre in Francia, per lo sgombero della gigantesca baraccopoli di Calais, il governo si dice pronto a trovare una soluzione umanitaria. Vediamo. In attesa del vertice del 7 marzo con la Turchia, in cui sarà definito l'accordo per ridurre il flusso migratorio in cambio di 3 miliardi di euro, la prossima settimana il Presidente del Consiglio europeo Tusk sarà nei paesi della rotta dei Balcani occidentali per tentare di creare il consenso necessario all'intesa. Restano solo 10 giorni per evitare che il sistema Schengen collassi, aveva detto il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos. La priorità è scongiurare la crisi umanitaria sul territorio greco, ha confermato la Commissione europea. Secondo le stime delle autorità greche, sarebbero 25.000 i migranti presenti nel paese, ai quali si aggiungono i 2.000-3.000 nuovi arrivi quotidiani. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni parla di oltre 120.000 migranti arrivati in Grecia e Italia da inizio 2016. La soglia dei 100.000 è stata raggiunta lunedì. Il ministro greco dei trasporti, Dritsas, chiede alle compagnie di traghetti passeggeri e alle agenzie di viaggio di bloccare temporaneamente il servizio di trasferimento di rifugiati dalle isole su cui arrivano dalla Turchia alla penisola greca. Vista la chiusura del confine settentrionale, informa, è stato aumentato il numero di alloggi per l'accoglienza temporanea di chi tenta di raggiungere il nord Europa. Nuovi sconvolgenti particolari sulla morte di Giulio Regeni. Dal referto dell'autopsia, che lunedì verrà consegnato al PM di Roma, si apprende che le torture ai danni del ricercatore sono state prolungate e praticate da professionisti. Torturato e ucciso da un gruppo di professionisti, cominciano a emergere le prime verità dall'autopsia sul corpo di Giulio Regeni, il ricercatore friulano scomparso al Cairo lo scorso 25 gennaio, i cui risultati verranno consegnati lunedì prossimo al pubblico ministero di Roma, che indaga sulla morte del ragazzo. Elementi che, più che fornire ulteriori particolari in grado di dipanare celermente il caso, al momento servono soprattutto a smentire tutte le versioni di comodo diffuse dai media e dagli inquirenti egiziani negli ultimi giorni. Dalla pista passionale a una vendetta legata alla droga mai usata da Regeni, come confermano gli esiti dell'esame autoptico. Regeni sarebbe stato ucciso dopo torture lunghe 6 giorni, in una data che potrebbe essere fissata al 31 di gennaio, 3 giorni prima che il corpo venisse ritrovato sull'autostrada che collega il Cairo ad Alessandria. Altri indizi potrebbero arrivare dall'esame del computer del ragazzo, che al momento raccontano la vita assolutamente normale di Regeni, dalle lunghe conversazioni con la fidanzata via Skype, rapporti con gli amici, nessun legame con i servizi segreti quindi, ma una serie di ricerche che non dovrebbero essere uscite dall'ambito universitario, ma che forse potrebbero aver infastidito qualcuno. E polemica nel PD dopo il voto di fiducia ieri sul DDL Cirinna, che ha avuto il sostegno del gruppo ALA di Denis Verdini. Speranza attacca, non si può più stare zitti ed è il momento che si faccia una discussione vera sull'identità del Partito Democratico. L'identità si può decidere solo in un congresso anticipato. Gli risponde il vice segretario Serracchiani. A Speranza ricordo che Verdini ha votato la fiducia al governo Monti, l'ha votata al governo Letta, oltre ad aver votato ieri per le unioni civili passate.
passaggio storico atteso da anni. Il gruppo di Verdini non fa parte del nostro partito e mai ne farà parte, ha concluso la Serracchiani. Siamo allo sport con il calcio, oggi sorteggi degli ottavi di Europa League, la Lazio ha pescato i cechi dello Sparta Praga e domani torna al campionato con gli anticipi Empoli-Roma e Milan-Torino. Il sorriso della Lazio, unica italiana a superare il turno di Europa League, non è stato scalfito dal sorteggio di Nyon. Negli ottavi di finale i biancocelesti affronteranno lo Sparta Praga, una delle avversarie più abbordabili. Gara di andata il 10 marzo in Repubblica Ceca, ritorno all'Olimpico il 17. Intanto il nostro calcio riparte domani con gli anticipi della 27esima giornata. Alle 18 la Roma proverà a conquistare la sesta vittoria di fila sul campo dell'Empoli. Dopo la clamorosa esclusione di domenica scorsa, Totti è stato convocato da Spalletti, ma difficilmente partirà dal primo minuto. Basta parlare di lui, ha detto il tecnico giallorosso, che nella conferenza stampa della vigilia ha dato una lezione di tattica ai giornalisti presenti a Trigoria. La Roma crede nel terzo posto, un obiettivo tornato di moda anche al Milan. Chi ci sta davanti non ha nulla più di noi, ha dichiarato Mihajlovic. L'allenatore rossonero considera decisive le prossime tre gare, ad iniziare dalla sfida casalinga di domani sera contro il Torino. La Federazione Internazionale del Calcio, la FIFA, ha scelto il nuovo presidente, è Gianni Infantino, 46 anni, a marzo, svizzero di origini reggine. Infantino ha battuto al secondo scrutinio il grande favorito, lo sceicco del Bahrain, Al Khalifa, grazie ai voti di un altro candidato medio orientale, il principe giordano Ali Hussein. Lavorerò per ricostruire l'immagine della FIFA, ha detto dopo la sua elezione Infantino, tutti nel mondo ci dovranno applaudire, una nuova era sta per iniziare. Fino a poche ore fa Infantino ricopriva l'incarico di segretario generale dell'UEFA, dove era approdato nell'estate 2000 e del 2000 come componente dell'ufficio legale. Ed è tutto, mezzanotte e 46 minuti, noi ci fermiamo qui, la prossima edizione con l'informazione domani mattina alle 6:30 con Omnibus. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.